so, da voi. Sì, siamo pronti per la festa. Adesso ufficialmente, insieme all'amministrazione comunale, accendiamo anche le luminarie, quindi diamo proprio l'avvio a questa bella festa che abbiamo organizzato. Ripeto ancora, sottolineo, grazie al sindaco, l'assessore Oliva, all'amministrazione comunale e soprattutto grazie a tutti gli aversani e a coloro che hanno contribuito con l'offerta. E quest'anno ho fatto un ringraziamento speciale al comitato, un nuovo comitato di giovani adulti che praticamente hanno fatto una bella festa e dobbiamo sostenerli soprattutto per l'anno prossimo, perché l'anno prossimo dobbiamo fare ancora di più. Grazie a tutti, adesso accendiamo le luminarie. Auguri, buona festa! Chi domani non farà niente! Mi dispiace, siete la maggioranza, ma aspettate. Ci vuole, ce ne vuole ancora un po', ce ne vuole ancora un po'. Buon divertimento, ben arrivati, state con noi e tra un po' macello e soprattutto regali per voi. Lanceremo un sacco di cose per quelli che saranno con noi a ballare e a cantare, quindi state intorno al palco. Ne vale davvero la pena. A tra poco, io sto di qua, se volete ci facciamo uno spaghetto, non è un problema. Come ogni anno, anche quest'anno l'amministrazione ha contribuito, ha dato il suo contributo all'organizzazione della manifestazione. Voglio ringraziare il comitato che da sempre in prima linea, davvero anche quest'anno ha dato veramente qualità a questi eventi. Ci sarà un convegno sulla legalità con le eccellenze del territorio, ci sarà Catello Maresca, ci sarà il prefetto, ci sarà Don Maurizio Patriciello, ma ci saranno anche tanti eventi come stasera all'Arco, un po' di intrattenimento con Soriani, poi ci sarà il Giardino dei Semplici, ci sarà Giuse Attanasio ed altri artisti, quindi abbiamo pensato e ringrazio ancora il comitato da questo punto di vista, perché abbiamo pensato di coinvolgere tutti, dai più piccini ai più, a più grandi, affinché sia veramente la festa di tutta quanta la città. Due settimane di avventura, storie d'amore come rindevino, crema solare abbronzatura, giochi di sguardi senza pudore, ogni scusa questa sulla con me, sulla con te, sulla con me, troppi sensi imbarazzanti, il tramonto e l'alba sulla con me. È una bellissima sinergia, siamo stasera in attesa dell'accensione delle luminarie ufficialmente, attendiamo Don Antonio, una bellissima esperienza, ci sono dei bei progetti e quindi speriamo di collaborare sempre con la stessa grinta e con la stessa unione di sempre. Vabbè, auguro che questa sia una delle prime feste che l'amministrazione comunale potrà accompagnare nei miglior modi. Ovviamente quest'anno l'amministrazione è prettamente giovane e quindi ci aspettano tante tante novità e sono felice di farne parte e accompagnare la Madonna di Casaluce anche in questa festività. Allora tutti quelli che stanno con le braccia così, domani mattina non ti sveglieranno bene! Una domanda da farti.